Eccoci con coach Mattia Ferrari e il nostro Stefano Masciadri alla vigilia della sfida contro Senigallia qui al Flaminio, sfida che arriva dopo pochissimi giorni dalla vittoria in trasferta contro Montegranaro. Ste, una prima domanda per te. Senigallia l'abbiamo già affrontata in Supercoppa, tu però purtroppo non c'eri quella partita perché eri infortunato. Allora intanto ti chiedo, secondo te, qual è il contributo che potrai portare nella partita di domani rispetto appunto all'altra volta? Rispetto alla partita di Supercoppa, sicuramente c'è una rotazione in più nel reparto lunghi, quindi cosa che ci è mancata. Cercherò di dare come sempre il mio contributo, la mia solidità e la mia lucidità sia in attacco che in difesa. Una domanda per coach Mattia Ferrari. Mattia, domani vale lo stesso discorso fatto con Montegranaro, è una partita già giocata però in Supercoppa, quindi parliamo di 3 mesi fa, condizioni totalmente diverse. Ti chiedo appunto qual è la differenza nella partita di domani, dove chiaramente immagino ci sia il fattore voglia di rivalsa, voglia di rivincita dopo la sconfitta subita. Sì, questo è il punto principale. Noi abbiamo già perso con Senigallia e per cui le squadre che ti battono vanno affrontate con un'attenzione, una determinazione a volte diversa, con un rispetto pazzesco, perché Senigallia è una squadra che sta giocando un ottimo campionato e gioca molto bene a pallacanestro. E in 2 giorni parlare di preparare la partita è obiettivamente ridicolo, è alla pari, vale per noi e per loro, per cui è una situazione che ci vede uguali. Il punto è che noi dobbiamo giocare una partita di energia, di voglia, ricordandoci bene, abbiamo già perso con loro e quando tu perdi con una squadra sicuramente farlo 2 volte di fila non lo vuoi mai. Un'altra domanda per Stefano, ci sarà un bel duello fisico domani vicino a canestro, nel senso tu, Arro e Tommy contro altri 3 che non se la cavano mai da quelle parti come Bedin, Cicconi Massi e Paraschini, quindi ti chiedo da questo punto di vista quanto è importante l'essere duri e tosti fisicamente per possibilmente sopraffarli dal punto di vista fisico. Sì, noi dobbiamo sicuramente pareggiare e andare oltre la loro fisicità e la loro energia. Giochiamo in casa, quindi anche come diceva Mattia, il fatto che ci hanno già battuto una volta, questo ci dà ancora più attenzione sulle cose che dobbiamo fare e sulle cose su cui dobbiamo stare attenti. Loro mettono tanta fisicità, molti rimbalzi in attacco, quindi noi dobbiamo essere bravi a non fargli riprendere in maniera facile o comunque limitarli sotto quel punto di vista. Mattia, la classifica al momento ci vede terzi in classifica, però abbiamo una partita da recuperare, comunque come dire, Rimini adesso è nelle posizioni alte che, come dire, ci eravamo prefissati durante, insomma, già da prima dell'inizio della stagione. Ti chiedo, collegato a questo, a che punto è la crescita della squadra in base a come te l'eri immaginata appunto quando sei arrivato qui? Siamo ancora altalenanti, anche la partita di domenica scorsa, partiamo 10-0, poi andiamo sotto, poi rifacciamo un break, andiamo a più 8, poi torniamo in campo, andiamo a più 15, poi ritorniamo a più 5, cioè non siamo ancora in grado, a tratti giochiamo anche una buona pallacanestro, non siamo in grado a volte di chiudere le partite come invece dovremmo, la squadra sta lavorando, adesso ha recuperato tutti gli effettivi, per cui come avevo detto ci vorranno 2 o 3 settimane per vedere appieno fino a dove questo potenziale può iniziare a espandersi. Sono contento di quello che sto vedendo, sono contento perché alleno un gruppo di persone serie che ci tiene molto e che vuol fare un campionato importante. Adesso la classifica in questo momento lascia il tempo che trova, primi, secondi, terzi, i conti si fanno alla fine. Logico è che una squadra come noi deve pensare a una stagione di giocare per vincere tutte le partite, di essere concentrati, che non vuol dire che succederà, vuol dire sappiamo bene che si perderanno delle partite, però l'idea è quella, una partita alla volta da affrontare con grande attenzione e sapere che ogni partita per noi è alla portata. Un'ultima domanda un po' per entrambi, una l'altro giocatore, quindi magari cominciamo con Marco e poi con Mattia. Che differenza c'è tra giocare canonico, diciamo, una volta ogni 7 giorni, la domenica, e poi capitano settimane come questa dove invece boom, ci sono 3 impegni nel giro di 7 giorni? Dal vostro punto di vista dei giocatori, Marco, se e cosa cambia?
Cambia sostanzialmente il recupero, perché in una settimana tipo magari hai più tempo per recuperare le energie che poi ti portano la domenica a dare il massimo. Nelle settimane corte, giocando ogni 3 giorni, il riposo è fondamentale da parte nostra, quindi magari si dorme un po' di più, si fa più stretching, si fanno più cose per essere pronti a giocare ogni 3 giorni. E poi un'altra cosa fondamentale comunque c'è meno tempo per allenarsi, quindi diventa più una questione di testa, una questione di particolari, quindi bisogna stare attenti ai particolari, bisogna stare attenti a quello che si viene chiesto di fare poi in campo. Cioè, Mattia, dal punto di vista invece dell'allenatore, quindi organizzativo, sia a livello Beh, di organizzativo è chiaro, ti alleni molto meno, come ha detto Stefano, devi centellinare le informazioni dalla squadra, condensare, stare attento al fatto che i giocatori stiano bene fisicamente. La roba che a me non piace è che ci sia un turno infrasettimanale così randomico e poi dopo i playoff però giochi ogni 3 giorni. Io sarei per l'idea di dire che bisogna giocare più turni infrasettimanali, smetterla di iniziare il campionato così presto, di obbligare la gente e le società ad organizzarsi per avere i giocatori a metà agosto. Ma uno può dire: perché non iniziamo la stagione l'ultima settimana d'agosto, la prima di settembre, iniziamo il campionato dopo la metà di ottobre e facciamo 5, 6, 7 turni infrasettimanali? Questo vale in B e in A2, anche perché è a mio avviso uno dei metodi per far giocare anche i ragazzi giovani, perché quando giochi tante partite ravvicinate hai bisogno di tutti, perciò si metterebbero in campo i ragazzi giovani e si riuscirebbe anche un po' a deprezzare il peso di vittoria e sconfitta perché giochi tanto di più. Questo è un cavallo di battaglia che però penso vada perso e non usato. Così lascia il tempo che trova, perché dici giochi un turno settimanale, ne giochi uno al ritorno, dici boh, come ti troverai in quel momento? Hai vinto, hai perso, vieni alla sconfitta, hai due infortunati, hai uno squalificato. È veramente una cosa casuale, obiettivamente casuale. vedremo se il tuo appello verrà ascoltato da qualcuno. Dubito. Grazie ragazzi, buon allenamento insomma, in vista della partita domani Grazie, con la Forza Mattia. Rimini. Grazie mille.